Oggi ti mostro come preparare la buccia d'arancia candita. È semplicissimo e vedrai che il sapore non ha niente a che vedere con quello dei canditi che si comprano industriali. È buonissima, buonissima. Anche chi mi ha detto di non amare i canditi, quando la prova, adora. Allora, prendete le arance, le usate per fare le spremute, quindi tagliate a metà vanno benissimo, oppure se le mangiate così a vivo nell'insalata o da sole, e conservate la buccia. Se fate le spremute, basterà rimuovere la polpa che rimane attaccata alla buccia con un cucchiaino. Mettete le bucce delle arance in frigo con dell'acqua, cambiate l'acqua ogni giorno. E quando avrete abbastanza buccia potete preparare questa ricetta. Dopo aver lavato bene le bucce delle arance, non vi resta che scegliere che formato le volete tagliare. Potete anche lasciarle così, eh? Potete anche tagliarle dando delle forme particolari utilizzando dei tagliabiscotti. Potete tagliarle semplicemente a listarelle, così. Mettiamo le bucce d'arancia all'interno di una pentola. Facciamo bollire le scorze delle arance per circa 5 minuti, dopodiché buttiamo via l'acqua e ripetiamo questa operazione altre 2-3 volte per togliere l'amaro. Adesso vado a scolare le bucce e rimetto un'acqua nuova e le faccio bollire altri 2-3 minuti. Però mi raccomando, l'acqua questa qui non buttatela, potete utilizzarla per lavare i pavimenti, è ottima, profumata e sgrassa. Dopo aver fatto questo procedimento con le bucce, andremo a pesarle. Mescoliamo, portiamo sul fuoco e facciamo cuocere a fiamma bassa. Bisogna cuocere le scorze di arancia a fiamma molto molto bassa, se no si brucia. Io ho cotto per quasi 40 minuti. Cuocete a fiamma bassa finché non si asciuga tutto quanto il liquido. Mi raccomando, fiamma bassa, altrimenti vi si brucia. Una volta che si è asciugato tutto il liquido, con una pinzetta prendiamo le scorzette di arance e le appoggiamo su un foglio di carta forno. Le lasciamo asciugare all'aria, poi sono pronte. Se volete potete immergere le scorzette nel cioccolato fondente. Saranno ancora più buone. Una tira l'altra, sono troppo sfiziose, ragazzi. Guardate, morbide con la crosticina di cioccolato croccante. Preparate i canditi in questo modo e sono sicura che anche chi vi dice che non ama i canditi le amerà, perché sono veramente buonissime. Ciao ciao e a presto.